Che domenica mattina, ragazzi. Che risveglio. Che emozioni contrastanti, in realtà. È stato uno dei gran premi, a mio modo di vedere, più spettacolari sotto questo punto di vista, perché i colpi di scena, sin dall'inizio, sin dalla partenza, sono stati belli forti, belli particolari. E siamo qui ovviamente per commentare tutto quello che sta accadendo, perché la gara sta per terminare e speriamo termini così, e tutto quel che è accaduto. Ma io vi saluto immediatamente, ciao e bella a tutti da me. Vi invito a lasciare mi piace come sempre su questo video per supportare i miei contenuti. Vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale sul cellulare ogni volta che pubblico e quindi per restare sempre aggiornati. Vi ricordo che ho anche due canali YouTube in cui parlo di calcio che trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. E quando Verstappen, dopo le qualifiche di ieri, diceva: "Ho problemi, la macchina ha problemi", ragazzi miei, forse tutti i torti non ce l'aveva. In realtà non credo si aspettasse l'ennesimo, il secondo problema di stagione, no? Di affidabilità. E mo ci arriviamo a parlare di quello, ma voglio riassumere la gara in realtà per tutto quello che è accaduto prima. Come dicevo poco fa, noi tifosi della Ferrari, ovviamente ragazzi, siamo rimasti un po' a bocca aperta dopo la partenza, un po' a bocca aperta paradossalmente parlando in due situazioni differenti, la partenza perfetta di Charles Leclerc che se lascia Verstappen alle spalle e un gran avvio in realtà di Lewis Hamilton perché dopo la prima curva aveva superato pure Perez e si era portato praticamente al terzo posto in classifica. Ma la brutta, bruttissima partenza di Carlos Sainz, addirittura appunto scivolato in 14ª posizione per un lungo de pista, e poi quello che è successo praticamente poco dopo, giro 2 dei 58, Sainz che si ritira, partito malissimo, mai entrato in gara, ma praticamente la gara possiamo dire non era praticamente cominciata, va lungo in curva 9 e finisce sulla ghiaia, nessun contatto, il ferrarista praticamente ha forzato troppo la staccata, ha perso il controllo della vettura, ma alla base di ciò dei problemi di portare a temperatura le gomme e ovviamente ragazzi, questa è la nota dolente di questa Ferrari, di questa scuderia, perché sappiamo ovviamente che Leclerc è la prima guida attuale della Ferrari, ma è ovvio che abbiamo bisogno di una spalla che possa aiutare lo stesso Leclerc nei momenti più di difficoltà. Questo è un punto negativo, poi magari ne parleremo domani nel pagellone che andrò a fare. Però insomma, speriamo che sia un caso isolato e che non riaccada nuovamente, ovviamente, no? Uno si poteva aspettare per la velocità della vettura, per l'affidabilità anche, perlomeno per quello che sta dimostrando attualmente della stessa Ferrari, in una rimonta di Sainz, magari ecco, non speravamo in un podio perché era abbastanza difficile, ma non impossibile, visto il potenziale che Leclerc sta esprimendo, no? Con questa Ferrari. Fatta questa piccola parentesi, questa nota dolente, no? Gioie e dolori, inferno e paradiso per la Ferrari, testa coda, mi verrebbe da dire. Diciamo che in realtà Leclerc l'ha sempre gestita la gara perché c'è stata la safety car per il ritiro di Sainz, c'è stata la safety car anche in occasione di Vettel e in tutte e due le occasioni, sì, Verstappen ha avuto possibilità, no? Di riavvicinarsi. Ma poi Leclerc è sempre andato a suon dei giri veloci, a suon di cattiveria agonistica e nel frattempo comincia il giro finale ad allungare su tutti gli avversari. Nota positiva, almeno per loro, meno per noi in realtà ferraristi che vedono rientrare, no? Forse anche un po' di cattiveria, ma potevamo aspettarcelo, non dico in lotta per il mondiale, ma in lotta per posizioni competitive. Proprio la Mercedes di Hamilton e di Russell. La cosa che continua a lasciarmi particolarmente a bocca aperta è che Russell attualmente la gara sta per terminare a podio e si porta dietro Lewis Hamilton. Situazione abbastanza. Svegliamo stamattina presto, ragazzi, mi sono preso un caffè, sì e no. Situazione abbastanza particolare. Altra nota positiva mentre Leclerc, ragazzi, sta per chiudere.
la sua gara, e poi io vi ricordo che il prossimo è il Gran Premio d'Emilia Romagna, ovviamente a Imola, e avete sentito? E Leclerc si stava lamentando. Eccolo. Aspetta, raga, prima me voglio godere, ovviamente. Toglie! Ed è una vittoria super importante perché vai a guadagnare su un tuo direttissimo concorrente che non c'è, che è uscito di scena ed è la seconda volta che succede, è la seconda volta che ti prendi la prima piazza con l'uscita di scena di un pilota così importante, di un pilota che per carità è particolarmente forte, ma ha tantissimo da recuperare sul diretto concorrente. Vietato andare in gestione in questo momento della stagione perché ovviamente ragazzi è tutto appena cominciato, bisogna inanellare una serie di prestazioni utili, positive e continuare su questa strada non pensando al vantaggio che stiamo accumulando. Secondo me sarebbe un errore troppo grave. La Red Bull si è dimostrata inferiore nettamente dal punto di vista dell'usura delle gomme, non tanto velocità de punta e in curva, aerodinamica e via dicendo, quanto in usura delle gomme ed è quello su cui abbiamo costruito questa gara, è quello su cui Leclerc è riuscito ovviamente a prendere anche un margine importante, no? Si capisce dove la velocità de punta conta, ma fino a un certo punto ci sono tante altre variabili, la macchina deve essere perfetta o meglio equilibrata sotto ogni punto di vista e ovviamente anche l'affidabilità sta facendo la differenza. Ma vogliamo parlare alla fine di Perez, no? Che si lamentava con i meccanici della Red Bull e gli diceva: ma che gli è successo a Verstappen? Diceva, ha paura di, come già era successo in realtà in una delle altre gare, di perdere l'auto per mancanza di affidabilità, no? E invece così non è stato. È riuscito a portarsi a casa questa seconda posizione in classifica, che per la Red Bull ovviamente è sicuramente importante. È ovvio che devono un po' rivalutare la situazione, consapevoli già della mancanza di affidabilità in gare precedenti, adesso il problema si ripresenta. Quindi Leclerc, Perez, Russell, Hamilton, Lando Norris con la McLaren e ragazzi, voi capite bene che anche la McLaren si sta praticamente riconfermando quarta forza del campionato mondiale, no? C'era stato un periodo all'inizio stagione in cui dicevamo come si come sa. E ho parlato praticamente di tutti quelli più importanti, una parolina di merito anche per Fernando Alonso, che è stato sicuramente anche sfortunato già di per sé in qualifica, e poi ragazzi, sicuramente ne aveva molto di più, poteva fare molto di più, si è ritrovato, diciamo, in una situazione di gara molto molto particolare. Comunque per Leclerc, ragazzi, questa è una vittoria particolarmente importante, dobbiamo continuare su questa lunghezza d'onda. E non dobbiamo, secondo me, pensare ai nostri avversari perché andremo a commettere un errore particolarmente grave. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compreso tutte le descrizioni, contenuti consigliati, Leclerc, il predestinato, il suo lo sta facendo, ma bisogna continuare così e mai abbassare la guardia. Ciao, regà.